Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PlayStation 4 o PlayStation 5, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia sul PSN e poter giocare insieme a Red Dead Online. Bella a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo glitch esclusivo di Orco Verde per indossare la maschera d'orso dell'abito di Creeps su Red Dead Online dopo DLC Blood Money. Maschera che si poteva indossare solamente nel periodo beta attraverso un glitch che avevo caricato anche nel canale. Per eseguire questo glitch dovete possedere ed equipaggiare l'abito di Creeps, il sopravvissuto 2, che sarebbe l'abito con la maschera d'orso, acquistabile al prezzo di 10 lingotti d'oro. Quando avrete Creeps con quest'abito equipaggiato, dovete recarvi vicino a Creeps nel proprio accampamento, stando sopra il proprio cavallo. A questo punto dovete aprire il menu del personaggio, poi dovete andare su Accampamento e Proprietà, poi selezionare Accampamento, Dimensione e Posizione, poi Accampamento piccolo o Accampamento grande, non importa, e ora dovete spostare il proprio accampamento in una qualsiasi posizione. Appena avrete cambiato la posizione del proprio accampamento, Creeps smetterà di lavorare, allontanandosi a piedi dall'accampamento non più vostro. E mentre Creeps si starà allontanando a piedi dall'accampamento, voi col cavallo dovete travolgere Creeps e continuare a travolgerlo fino ad ucciderlo. Quando avrete ucciso Creeps, dovete sollevare il suo cadavere per far cadere a terra la maschera d'orso e poi lasciare a terra il cadavere. E a questo punto dovete avvicinarvi alla maschera d'orso e indossarla oppure cambiarla con l'attuale cappello che state indossando. E boom orchetti, a questo punto avrete la maschera d'orso dell'abito di Creeps indossata al proprio personaggio. Purtroppo la maschera d'orso scomparirà subito dopo essere morti e non si potrà salvare negli abiti personalizzati. Salvando l'abito, l'abito si salverà senza però la maschera d'orso che scomparirà. Glitch molto semplice e veloce da eseguire, funzionante su tutte le piattaforme di gioco. Come sempre, appena questo glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Prima di terminare il video, come sempre vi invito tutti quanti a seguire la playlist dei glitch di Red Dead Online, presente nelle playlist del mio canale, in quanto ci sono ancora un sacco di glitch e money glitch ancora funzionanti che ho caricato in questi giorni e recentemente sul canale che potrebbero esservi davvero molto molto utili. Quindi niente orchetti, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, commentate e condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per diventare un orchetto, in più seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!